Presto potrebbero esserci importanti novità per Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. I due protagonisti dell'ultima stagione di Uomini e Donne potrebbero andare a vivere insieme, ad annunciarli sono stati loro stessi. È passato un mese dal giorno della scelta, che hanno celebrato insieme ai loro follower. Nonostante sia passato poco tempo dall'inizio della loro storia, i due hanno pensato che una convivenza potrebbe essere la svolta. La coppia non vorrebbe vivere una storia a distanza e quindi si è posta la necessità di prendere casa insieme. Uomini e Donne, la nascita dell'amore tra Lorenzo e Claudia. Il percorso a Uomini e Donne di Lorenzo e Claudia è stato molto particolare. Il tronista aveva dedicato tutte le sue attenzioni a Giulia Cavagliari. Quando è iniziata la conoscenza con la bella romana la situazione è completamente cambiata. Lei si è dedicata completamente alla conoscenza del Riccardi, nonostante abbia dovuto mandare giù diversi bocconi amari. Nella villa il tronista si era molto avvicinato alla Cavagliari e molti avevano immaginato che potesse essere la scelta, invece questa è ricaduta sulla bella bionda. Nella festa al castello si è fatta attendere per far soffrire un po' Lorenzo ma alla fine è entrata. Usciti dal programma hanno iniziato la loro storia d'amore a gonfie vele. I due, sempre molto social, condividono molto spesso momenti della propria giornata e non risparmiano dediche d'amore che emozionano ed entusiasmano i loro fan. I due si sono ritrovati dopo un breve periodo di lontananza, per impegni lavorativi. Nei giorni scorsi si è parlato anche di una possibile convivenza tra i due, che stanno facendo la spola tra Roma e Milano, città dove vivono i due. Uomini e Donne, Lorenzo e Claudia andranno a convivere. Era ormai nell'aria da diverso tempo ma Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi andranno a convivere. Sono stati proprio loro a dare la notizia in un'intervista a Uomini e Donne Magazine. La notizia è stata ripresa anche dal profilo Instagram di Spise. I due hanno svelato che la conoscenza, al di fuori del contesto televisivo, è andata meglio del previsto e proprio per questo hanno pensato di fare il grande passo. Anche se Lorenzo e Claudia stanno insieme da poco tempo, poco più di un mese, hanno deciso di vivere fianco a fianco la quotidianità. Dovrebbe essere il Cobra a trasferirsi a Latina. Di certo sarà, come ha spiegato anche l'ex corteggiatrice, un